Ragazzi, ciao Nick, bentornati qui su Clash of Clans. Allora, come sempre, ragazzi, mi scuso se sto a fare pochi video, ma come vi ho già accennato parecchie volte, soprattutto nell'ultimo vlog, ho diciamo problemi. Devo sistemare un po', devo trovare un modo per sistemarmi con la connessione, dato che a casa non ho più la DSL, quindi devo trovare un attimo. In questi giorni troverò sistemi alternativi per poter continuare. Per poter continuare, insomma, anche a navigare per me stesso, ovviamente. Va bene, quindi, allora, eccoci qua di nuovo su Clash. Vediamo un po'. Il municipio, sono già... Cioè, il municipio questa notte, insomma, da più di 12 ore l'ho portato al livello 7. E al livello 7, il municipio. Quindi qui ho già messo in posizione le cose nuove che ho sbloccato, in modo che ve le faccio vedere per chi magari non lo sa, o boh, comunque non importa. Allora, mi hanno dato col municipio a 7 50 muri, e come vedete ho già portato penso più della metà a livello 5 e il resto a livello 4. E quindi questi sono i 50 muri che poi devo andare a ordinare di nuovo da capo, ovviamente. Mi hanno dato una nuova caserma che per ora ce l'ho a livello 2, perché dovevo fare la guerra, quindi non avevo tempo per portarla al 3. Mi hanno dato due cannoni che ho già quasi portato a livello 4. Mi hanno dato una torre dell'arciere. Mi hanno dato due nuove bombe. Un'altra bomba gigante. Un stanatore di mine aeree che non ho ancora ben capito cosa sia. Dunque, beh, fa un mucchio di danni, 1500. Costo di riattivazione 15.000, ammazza. Fa quindi tanti danni. Raggio di azione 4 caselle, bersaglio singolo. Aspettate, 1500 di danni, mentre questo qui che è la bomba aerea. Ah, questo fa solo 120. Ho capito, cioè, questo qui è tremendo, insomma, ho capito. Sicuramente deve fare un botto di danni a draghi o cose simili, va bene. Poi mi hanno dato un altro accampamento che ho già portato a livello 2 e quindi ho già 30 posti in più e fa veramente tanto comodo avere 30 posti in più, ma tra 20 minuti sarà a livello 3, quindi altri 5 posti in più. Poi qui abbiamo il mortaio, il terzo, ne abbiamo già due che ho già portato a livello 3, gli altri due. Questo tra poco sarà a livello 1. Poi qui, la roba bella, deposito di Elisir Nero, ragazzi. 7 ore e 20 minuti e finalmente avrò il mio deposito di Elisir Nero. Più trivella per Elisir Nero. Anche questa tra poco, una mezz'oretta dopo del deposito, sarà pronta pure lei. Poi chiaramente ci stanno altre cose che non sono riuscito a sbloccare, non qua. Allora c'è il Re Barbaro che ovviamente se prima non ho il deposito di Elisir Nero minimamente non riuscirei a sbloccarlo. Poi c'è la caserma nera, ma ancora non ho abbastanza Elisir da poterla costruire, quindi ci devo lavorare su. Mentre nelle difese mi resta ancora da dover mettere una difesa aerea e due Tesle. Quindi devo lavorare per le due Tesle e vabbè, la difesa aerea alla fine non costa tanto, invece le Tesle 1 milione ciascuno e quindi lì sono un po'... mi trovo in difficoltà. Quindi insomma ragazzi, diciamo che ho sbloccato tante belle cose con il livello del municipio a 7. Dovrei anche mettere a ricercare qualcosa, ma come vedete non ho Elisir, quindi devo un pochettino sgobbare anche per questo. Chiaramente adesso comincia il gioco a chiedere tante monete d'oro e tanto Elisir, quindi comincia a essere un po' faticoso riuscire a far tutto, però comunque piano piano penso di riuscire a salire di miglioramenti. Oh, finalmente alla fine dopo tanti DD ci sono arrivato. Che altro? Vediamo un po'. Oh, questa caserma a livello 8, questa anche a livello 8, questa a livello 7, significa che volendo posso anche fare il... come si chiama? La guaritrice, potrei già fare anche le guaritrici. Chiaramente il mio interesse è portare la caserma a livello 9 per poter già sbloccare il drago, quindi ci devo lavorare su anche su questo. Niente, poi cos'altro ho fatto? Adesso non mi ricordo. Comunque ho il Torre dello Stregone a livello 2, le devo potenziare.
I cannoni, questi qui ce li ho a 7. La fabbrica degli incantesimi l'ho portata a 2. Così che adesso posso fare sia i fulmini sia le guaritrici. Soprattutto sto a fare le guaritrici. E niente, questo come dicevo lo devo portare a livello 5. Niente, finora comunque ragazzi, insomma, siamo qua. Ci sono tanti miglioramenti da fare. Ovviamente non porterò il municipio a livello 8 perché... Ovviamente non lo farò perché c'è tanto da fare qui con il municipio a 7. Quindi non vi preoccupate, non ho minimamente intenzione di portare il municipio a 8. A 8 lo porteremo forse fra 2 mesi quando starò ben messo. Poi ho qualche muro anche a 6, tanto per fare un po' il figo. Beh, appena riuscirò a fare tante monete, cerco di potenziare anche i muri dove possibile. Ok, quindi vi dicevo della guerra. Ovviamente non sono andato in guerra con sto villaggio, poco prima di cominciare la guerra. Poco prima di cominciare la guerra ho aggiornato. Aspettate, dov'è? Qua. Poco prima di cominciare la guerra ho sistemato la mia base di guerra. La mia base di guerra attuale è questa. Quindi chi combatterà contro di me in questa guerra attuale si scontra contro il mio villaggio fatto in questo modo. Ok? Bene. Allora, annullo ovviamente. Dunque, adesso invece vado a... vado a copiare questa, la base di guerra, la copio, ah, addirittura c'ho questo anche, ok, io andrei a metterlo, lo mettiamo qua, dai, ok, vabbè, allora come faccio a metterlo come villaggio attivo, scusa, non me lo fa fare? Finisci più, ah, c'è il mortaio per quello? Ok, aspetta, il mortaio lo vado a mettere. Una bella domanda, dove lo metto? Facciamo così, togliamo questo. Mettiamo questo qua. Mi pare strano perché il mortaio non è mica finito, quindi boh. Ah, forse perché l'ho messo in costruzione dopo, ok. Niente, questo vediamo, lo andiamo a mettere. Mettiamo qua per ora, dai. Salva. Ok, imposta come attivo, perfetto. Ok, chiaramente è da migliorare perché è una base di guerra questo, quindi appena ho del tempo lo vado a migliorare in modo che non sia da guerra, ma che sia insomma un villaggio normale. Infatti al momento dovrebbe esserci il deposito di Elisir buttato fuori, poi ci lavoro in modo che lo rimetto dentro, ma perlomeno al momento ho tutto in un, almeno in un piccolo ordine. Va bene, quindi vi parlavo della guerra. Ah, qui pare che stanno combattendo. Ok, ah ok, Lorenzo sta attaccando il 33, anche noi siamo sotto attacco, va bene. Allora, parliamo invece... Allora, per il momento, come vedete, la stiamo vincendo, ma ovviamente la guerra ancora è molto lunga. Dunque, il mio corrispettivo, il 35, ci ho provato, ragazzi, ho fatto un piccolo sbaglio. Adesso vi faccio vedere, dunque. Mettiamo in pausa, così vi parlo un po' del mio attacco. Allora, questo è il mio corrispettivo e teoricamente dovevo fare quantomeno una stella. Come vedete mi ero preparato con 51 arcieri, 20 giganti, 7 spaccamuro, qui avevo un drago e due curative. L'idea era di far uscire le truppe dal castello, mandarle qua sopra e ucciderle con il drago. E poi dovevo entrare con i giganti da qua, dovevo entrare e puntare, insomma, ad arrivare nel possibile magari al municipio, no? Però c'è stato un piccolo problema. Il problema fu che le truppe dal castello non sono uscite tutte, io non l'ho visto e mi hanno praticamente scassato completamente, mi hanno fatto parecchio male. Quindi, come vedete, difatti ho portato le truppe in alto, ho piazzato poi il drago e dopodiché dovevo entrare da qua sotto con i giganti. Nel frattempo stavo tirando giù anche le altre capanne, però il problema fu questo. Il problema fu sti tipi qua che escono e non ci ho fatto caso. Non sono servite praticamente a niente le mie curative perché
i miei giganti sono morti praticamente all'istante, purtroppo. E lì ci sono rimasto fregato. Difatti avevo buttato la curativa senza far caso che i miei giganti erano già morti. Il drago lì sopra ha cercato di fare quello che poteva, ma purtroppo ovviamente non poteva resistere in eterno. E da qua sotto ci sono rimasto fregato, niente. Alla fine ho cercato nel possibile di fare il 50% di danno. Qui ho sbagliato ovviamente perché mi sono fatto da fuori, dovevo puntare un po' alle miniere, invece ero oramai confuso perché la mia tattica era andata a farsi benedire. E quindi a quel punto non sono più riuscito a fare neanche una stella. E quindi ho finito, la guerra lì è finita con il 41%, insomma. O più o meno, sì, 41, esatto. E quindi la prossima volta Nick deve stare più attento alle truppe del castello. Parecchio più attento. Ma non è finita qui, ho fatto un secondo attacco. Ho attaccato il 34%. E ho recuperato un attacco perché chi doveva attaccare il 34 ha fatto solo una stella e lì mi aspettavo qualcosa di più. Comunque ci ho provato io, insomma, a fare quel qualcosa di più e come vedete ho fatto qui due stelle. Vi faccio vedere il replay. Allora mettiamo un attimo in pausa. Come potete ben vedere ho attaccato con soli arcieri, 165 arcieri, e qui avevo un drago. Allora, come potete ben vedere, qui praticamente qui c'è parecchia roba esterna, no? Quindi diciamo che almeno il 50% di danno si riesce a fare dall'esterno. E in più anche il municipio è buttato praticamente fuori. Il problema sono le truppe nel castello. Quindi io, ragazzi, ho cercato di far uscire il più tardi possibile le truppe del castello, perché ovviamente il mio obiettivo non era entrare dentro, ma far fuori l'esterno e il municipio. E così fu. Vi faccio vedere come ho fatto. Ho cominciato piazzando una truppa per posto, giusto per non sprecare troppe truppe e far fuori l'esterno. Come potete ben vedere, praticamente tranquilli tranquilli, nessuno che difendeva quello che stavo attaccando. Direte, perché non hai attaccato anche il municipio? Perché se io distruggo il municipio, loro avanzano e fanno uscire le truppe del castello, e poi forse avrei avuto serie difficoltà a far fuori l'esterno. Quindi ho scelto di attaccare il municipio dopo un po'. Arrivato a sto punto che oramai l'esterno è quasi tutto caduto, ho cominciato ovviamente anche ad attaccare il municipio. Ecco lì che piano piano, senza fretta, non c'è fretta, buttiamo giù l'esterno. Una volta che l'esterno è quasi ceduto tutto, non potevo ovviamente far altro che cominciare a buttare giù questo e ovviamente anche il municipio. Sempre con calma, Nick fa con calma perché non vuole fare lo stesso sbaglio che ha fatto nel primo villo. Quindi, piano piano, però ovviamente dovevo buttare più truppe sul municipio perché non potevo rischiare che non riuscivo poi a distruggerlo sto municipio, perché ovviamente le truppe nel castello non ci avrebbero messo molto ad uscire fuori. Ecco lì che cominciamo a puntare meglio anche su qualcosa più all'interno. Perfetto, caduto anche il municipio, dovevo far fuori ovviamente queste truppe in modo che riuscivo a fare fuori anche il 50%. Tiriamo fuori anche il drago in modo tale che mi garantiva qualche cosa pure lui. Ho tirato fuori molti più arcieri, ormai quello che veniva fuori doveva venire fuori. Almeno quel 50%, eccolo lì, 52%. Ovviamente 3 stelle era abbastanza improponibile. Vabbè, ovviamente è impossibile fare 3 stelle, non ce l'avrei mai fatto ovviamente ad arrivare all'interno. Ok, niente, è finita lì, ovviamente poi le truppe sono morte, non c'era molto altro da fare. Però Nick si è fatto quantomeno il 58%, 2 stelle, è anche un piccolo bottino, e in più, se la guerra la vinciamo,
Mi becco anche 300 di elisir nero e 200.000 di monete e di elisir. Bene, insomma, al momento stiamo messi così. Mo' speriamo che questa guerra la vinciamo. Finora le abbiamo vinte, si può dire, non dico tutte, ma finora abbiamo vinto. Registro guerre, come potete ben vedere, abbiamo perso le prime due, però le ultime quattro sono state vinte. Speriamo che magari vinciamo anche questa. Vabbè, ragazzi, allora, per il momento io direi che mi vado a fermare qui. Non posso fare video troppo lunghi perché ho, come vi dicevo, ho problemi con la connessione. Al momento devo risolvere, quindi non vado a fare troppo lungo. Vabbè, ragazzi, quindi spero che questo video da Clash vi è piaciuto. Come sempre, commentate, iscrivetevi. Spero in un pollicione in su. Come vedete, sono anche sceso di trofei perché stare lì a oro oppure a cristallo mi massacravano, così invece vado più tranquillo, soprattutto perché tra poco avrò il deposito di elisir nero e non è che ogni volta mi posso far rubare tutto, quindi devo stare un po' basso adesso. Ok ragazzi, quindi io vi saluto, commentate, iscrivetevi, ci becchiamo presto in un prossimo video, raga, ciao, alla prossima!